stars on a big hard rock. I said, in these shoes, I don't think so. I said, allora, siamo qui oggi con un nutrizionista, Alberto Croci, in occasione della settimana mondiale per il vegetarismo. Ci troviamo alla Strana Coppia, dove si sta svolgendo un aperitivo completamente vegan. Ti chiediamo innanzitutto che cosa ne pensi dell'evento. Intanto è importante che se ne parli, quindi qualunque iniziativa in questo senso può essere molto utile per far conoscere meglio quello che è la cultura vegetariana e anche vegana. E poi, appunto, visto che spesso l'aperitivo è un'occasione di incontro, di discussione, dibattito, può essere anche un modo per ampliare gli orizzonti alle persone che normalmente ignorano questo ambiente, questa cultura. Come mai il vegan, la carne, i derivati non sono cose necessarie alla salute? E oggi sono disponibili sul mercato prodotti di alta qualità sotto il profilo nutrizionale che possono essere sostituti ideali della carne. Quindi anche essere vegetariani o comunque addirittura non mangiare completamente prodotti derivati da animali è possibile senza rinunciare a quello che è il valore nutrizionale dei prodotti di carne. Come tutte le cose è possibile anche scegliere di non mangiarle. Naturalmente è importante avere un'idea, una consapevolezza, e in questo senso occasioni come queste offrono l'occasione magari di incontrare fortuitamente chi come me si occupa di nutrizione e poter avere qualche idea in più su quali sono gli abbinamenti migliori per poter avere un'alimentazione corretta o rispettando certe scelte etiche o filosofiche. Mentre per i derivati, che possono comunque avere dei sostituti o avere comunque una dieta che possa non togliere nulla, essendo vegana, alla dieta classica? Senz'altro è possibile nella misura in cui si fanno, come dicevo poc'anzi, delle scelte corrette. In commercio esistono moltissimi prodotti fortificati con minerali e vitamine che aiutano in questo senso a non avere alcun tipo di carenza. E quindi diciamo che anche una scelta vegetariana vegana va incontro a quella che è un'alimentazione corretta. Poi eventualmente è possibile comunque frequentare persone che già sono vegetariane o vegane che possono dare dei consigli in più per evitare dei eventuali piccoli errori che possono subentrare soprattutto quando si inizia con questo tipo di scelta alimentare nutrizionale. Molta gente chiaramente mi chiede, ma la vitamina B12 dove la trovano? Questa è effettivamente forse la carenza più frequente in una popolazione vegana, soprattutto quando si sceglie di mangiare un'alimentazione casalinga, quindi senza acquistare prodotti commerciali, dove spesso questa vitamina viene comunque aggiunta per fortificare. La vitamina B12 è poco presente nel mondo vegetale ed è una vitamina essenziale, quindi l'uomo non è in grado di produrla da sé. L'unico modo per poterla assumere, se si segue un'alimentazione completamente priva di derivati del latte, è comunque o utilizzare degli integratori specifici oppure cercare comunque di associare dei prodotti come il latte di soia, che spesso è integrato con questo tipo di vitamina. Nel mondo vegetale ci sono delle sostanze simili alla vitamina B12, però non sono la stessa cosa, quindi non garantiscono lo stesso tipo di supporto all'alimentazione. Un esempio per tutti, l'alga spirulina, che anni fa veniva chiamata come una potenziale sostituta della vitamina B12, in realtà è molto simile ma non ha la stessa funzione. A livello di assorbimento poi intestinale non garantisce lo stesso tipo di funzione. Quindi il mio consiglio è comunque prendere in considerazione almeno dei prodotti come il latte di soia o latte di riso, dove spesso sono fortificati con questo tipo di vitamina per evitare queste carenze. Le alghe sono un ottimo alimento, soprattutto perché contengono dei precursori della vitamina F, che sarebbe poi come l'omega 3, e quindi possono essere utili in questo senso. Contengono ovviamente una fonte di iodio, per cui possono essere utili anche per evitare la carenza di questo minerale, però non possono invece essere equivalenti a livello di contenuto di vitamine come la vitamina B12, quindi fanno bene per altri motivi, ma non per la vitamina B12.
A livello invece di ferro, ferro M, calcio. Allora, anche qui la carenza vitaminica è soprattutto presente in chi segue un'alimentazione dove non si utilizzano prodotti perfezionati, fortificati. In ogni caso ricordo che anche il ferro non M può essere convertito in ferro M utilizzando dell'acido citrico, banalmente, sputando il limone, per esempio sugli spinaci o su altre piante come cavoli, che contengono anche loro una certa quota di calcio e di ferro. Quindi non è vero che il ferro si presenta soltanto negli alimenti carnei. L'importante è avere presente questa piccola regola quando si tratta di fare degli abbinamenti. Non è necessario mangiare o spremere del limone direttamente su questi alimenti, l'importante è assumerla a distanza di poche ore da quando si è consumato un piatto a base di alimenti ricchi di ferro di origine vegetale. Quindi che può essere anche semplicemente un bicchiere di succo di limone? Esatto, una spremuta d'arancia, quindi gli abbinamenti sono possibili parecchi, l'importante è ricordarsi questa cosa.